25 di aprile il Comune di Lecce rilancia il servizio del bike sharing. Ci sarà una manifestazione in piazza dove comunque ci saranno delle novità. La novità principale è l'implementazione del servizio con altre 4 stazioni, quindi abbiamo più mezzi a disposizione e più postazioni in città. L'altra novità è quella che comunque il reperimento della tessera diventa più facile, perché abbiamo delle location anche centrali tipo Piazza Sant'Oronzo al sedile, per esempio, come in anche altre strutture alberghiere, dove si può reperire la tessera per sottoscrivere il contratto. La novità principale è anche di alcuni totem multimediali che saranno distribuiti in città, dove uno direttamente, un qualsiasi avventore, con il proprio bancomat o con la carta di credito può sottoscrivere il contratto e quindi avere l'utilizzo della bici in immediato. 25 aprile, Street Golf a Lecce. Cosa succederà in città? Il primo appuntamento al sud Italia di un evento del genere, che al nord ha già un grande successo ed è seguito a livello nazionale e internazionale. È stato svolto in tantissime città d'arte tipo Verona, Parma, Crema e Bergamo. E succederà che il centro storico diventerà un campo da golf a 9 buche. E ci sarà un villaggio dell'ospitalità in piazzetta Castromediano e un percorso che partirà dalla piazza da Santa Croce e terminerà facendo il giro da tutto il centro storico in piazza Vittorio Emanuele. A cosa mira un evento del genere? Un evento del genere mira soprattutto a portare turisti e tanti appassionati da tutta Italia, perché abbiamo iscrizioni veramente da tutta Italia. Mira soprattutto a parlare dell'ecosostenibilità, quindi di chiudere i centri storici al traffico e far circolare la gente sicuramente a piedi. Mira a promuovere anche la città di Lecce come capitale della cultura 2019 attraverso questi eventi in esclusiva.